Buonasera, iniziamo prima della sigla perché purtroppo ci ha lasciato un indimenticato ex giocatore dell'Arezzo, Miro Scatizzi, una notizia ovviamente che ci addolora, peraltro il giorno dopo una storica vittoria, quella dell'Arezzo a Siena dopo 53 anni. Miro Scatizzi che era stato giocatore dell'Arezzo negli anni 50, nella seconda parte proprio degli anni 50, stagione 55-56, l'Arezzo vinse il campionato di promozione, tra l'altro con i suoi gol decisivi nella trasferta di Signa. Poi nelle stagioni seguenti si dovette fermare per dei problemi al cuore, allenò comunque le formazioni giovanili dell'Arezzo e fino a pochi mesi fa era in giro per i campi, era, pensate, più, tra virgolette, anziano osservatore in servizio per la Fiorentina, era stato premiato per questo proprio poco tempo fa. Ovviamente a tutta la famiglia le nostre più sentite condoglianze. Abbiamo in studio Gianni Cantaloni, davvero se ne va un grande. Sinceramente, guarda, quando me l'hai detto, Fabio, sono rimasto malissimo, non lo sapevo. Il mio pensiero va anche a Luigi, al figliolo. E, insomma, è una grande perdita per lo sport aretino e veramente, Miro, guarda, è pesante per me, guarda, te lo dico sinceramente. È stato amico anche di questa trasmissione, spesso ospite, mentre saluto Daniele Borra, Buonasera. portiere dell'Arezzo, tra i protagonisti ieri, ne parleremo dopo la sigla. Chiedo a Matteo, quello che colpiva magari noi, tra virgolette, più giovani, era la sua veramente giovinezza interiore, perché era veramente, ti travolgeva, perché era sempre in azione, sempre puntuale. Eh sì, e poi viene da pensare, no, il fatto magari di persone, di ex giocatori comunque così legati all'Arezzo, l'unico pensiero che comunque ti viene, insomma, da fare oggi è il fatto che se ne sia andato proprio il giorno dopo questo storico derby, no? Quasi a voler segnare ancora di più quella che è stata comunque una giornata storica e una persona storica per... Mettiamo il calcio in generale ad Arezzo, dai. Allora, possiamo iniziare con la sigla. Thank you.
Alza Luciani, cross basso per Zotti, velo per Politoghi, deviazione! E Larezzo passa in vantaggio con un autogol sul tiro di Politoghi, si sblocca il match 1-0 sulla conclusione di Politoghi. C'è stata una chiara autorete con cui Larezzo sblocca dunque la partita qui all'Artemio Franchi di Siena. Allora, un'accoglienza che ricorda sicuramente le pagine più festose, tra l'altro era la diretta live dell'Unione Sportiva Arezzo su Facebook. Daniele, prima di parlare di questa tua partita, immagino insomma emozionante tornare tra i pali in un derby, ecco, questa accoglienza te l'aspettavi? Che cosa avete provato quando avete visto tutti questi tifosi? No, sicuramente gesti di questo tipo, di questo affetto che i tifosi rivolgono, non fanno altro che dare più forze per dare sempre di più, per cercare di migliorare sempre, quindi fanno molto piacere e dobbiamo cercare di mantenere questo entusiasmo il più lungo possibile. Ecco, ieri nell'intervista di dopo gara hai detto, no, che in settimana insomma avevi avuto il sentore, no, che potevi anche giocare. Com'è stata una settimana di agitazione o di contentezza comunque magari per giocarti questa possibilità? No, sicuramente ero felice di poter avere questa possibilità, l'ho vissuta tranquillamente perché caricarla troppo di tensione non avrebbe portato ad alcun risultato e quindi l'ho vissuta come tutte le altre settimane dove ho cercato sempre di allenarmi al meglio per farmi trovare pronto. Tra l'altro nei primi minuti, nei primi 20 minuti, diciamo le
Laghezzo e il Siena hanno attaccato anche con conclusioni colpo su colpo, però diciamo il Siena ha concentrato i pericoli, dobbiamo dire, proprio nei primi minuti, no? Nei primi 20 minuti, la traversa di Marotta, il tiro fuori di Mendicino, la parata che hai fatto su Guerri. Lì ti aspettavi che continuasse il Siena su quei ritmi, oppure vedevi comunque che la squadra Laghezzo comunque stava crescendo? Ma alla fine, 30 secondi dopo la traversa di Marotta, forse sul ribaltamento di fronte, abbiamo avuto una grossa occasione con Kevin, quindi già avendo quell'occasione lì abbiamo, diciamo, abbassato magari un po' l'entusiasmo che potevano prendere loro dopo la traversa di Marotta. E quindi abbiamo cercato di rispondere colpo sul colpo, fino poi al gol di Alessandro, che sicuramente ci ha mandato all'intervallo con una carica diversa da quella che poteva essere se fosse finito sullo 0-0. Gianni, tu conosci bene, a parte Laghezzo, anche la piazza all'epoca ovviamente di Siena. Quanto è importante questa vittoria, a parte per la storia, perché comunque derby numero 53 gli anni che Laghezzo non lo vinceva là. Io penso che per la storia naturalmente tanto, 53 anni dopo la rete di Silvano Flaborea, siamo al calcio del risorgimento. Io credo che sia una vittoria molto importante per la squadra, perché anche sentendo l'intervista del mister ha detto, insomma, Scalzola ha un po' rimesso in piedi questo Siena, gli ha dato una faccia nuova, un gioco nuovo. Sarà una partita difficile, e è stata una partita difficile, primo tempo veramente combattuto, e secondo me queste vittorie ti fanno capire chi sei, cioè chi sei, a che cosa puoi aspirare. E io credo che l'Arezzo, che ora comincia anche a raccogliere punti importanti, pesantissimi, in trasferta potrà recitare un ruolo fondamentale e decisivo nella parte finale del campionato. Poi speriamo che in quella tombola che sono purtroppo i play-off e play-out, che sia per il vertice o per il fondo della classifica, ma io credo che la squadra è una squadra veramente quadrata, messa bene in campo, con un aspetto poi secondo me importantissimo. Delle prime quattro squadre, dall'Alessandria fino a noi, siamo quella che ha giocato con quattro under, cioè con quattro giovani. E questo che cosa vuol dire? Che non soltanto vuol dire che sono forti, ma comincia a essere anche la società attenta a quelle che sono le forze giovanili in giro da adoperare, da impegnare, sui quali investire anche nel futuro. Matteo, una prova secondo me anche di, cioè, una squadra che è sembrata più matura, come se avesse, come dire, metabolizzato, no? Quelle che erano state tappe anche un po' dolorose sportivamente parlando, ovviamente, come quella di Cremona, come altro Olbia. Cioè ieri la squadra ha dato, dopo aver superato comunque la fase iniziale con quelle palle gol del Siena, poi a un certo punto comunque è venuta fuori la superiorità tecnica dell'Arezzo, e a quel punto la gara non l'ha più mollata fino alla fine. No, quello assolutamente. Io credo anzi che fra le varie insidie che c'erano in questa partita, ricordiamoci anche che era la prima partita dopo 3 settimane di sosta. Dopo la sosta c'è sempre, no, l'incognita di capire un po' come va, poi c'è l'aggiunta del derby, insomma c'erano tanti fattori ieri da tenere in considerazione. A me personalmente una delle cose che è piaciuta più di tutti è il fatto che, se da una parte, almeno nel secondo tempo, magari chiaramente il Siena si doveva costruire qualcosa in più per arrivare al pari, però quello che mi è piaciuto è il fatto che comunque l'Arezzo a livello difensivo, fra difesa e centrocampo, è stato molto ordinato, perché alla fine di tiri in porta, ora non me ne voglia Daniele, però non penso che, a parte la smanacciata sul calcio d'angolo alla fine, però non è che nel secondo tempo ti sono arrivati grossi problemi, insomma. Quindi, nel senso, è stato un Arezzo che comunque ha fatto una prova secondo me ordinata, nel senso che, se andiamo a rivedere anche le partite indietro, soprattutto visto che si giocava fuori casa, è una di quelle che si giocava fuori casa, dove alla fine abbiamo concesso veramente poco a livello di occasioni da gol, quindi ben venga, insomma, da questo punto di vista. E poi magari sì, davanti forse si è sprecato qualcosina nel secondo tempo, soprattutto nelle ripartenze, però uno dei fattori positivi sicuramente che ti fa vedere un atteggiamento cambiato è che, pur essendo in trasferta, veramente tu in difesa hai rischiato veramente poco alla fine, quindi ben venga. Soprattutto c'era comunque la seconda partita di Daniele, che praticamente lui deve giocare solo in trasferta, perché tra Gorgonzola e Siena ha giocato sempre in trasferta, e poi c'era il debutto di Barison in difesa, che comunque si è comportato bene, tutto sommato.
Eh sì, anzi è stato anche elogiato, visto, insomma, è piaciuto ai tifosi, mi pare, no? Sì, sì, ha messo fisico, ha messo corsa. Chiaramente io credo che alla fine sulla traversa di Marotta, che poi l'ha deviata Daniele, mi sembra, quella conclusione, comunque ci sta che magari ci può essere una sbavatura, ok, però era la prima partita che giocavano insieme, la prima partita poi che va a giocare insieme, è un derby, soprattutto è un 94 che faceva coppia con Solini. Io credo che poi, tra l'altro, se proprio va detta, visto almeno poi si chiude il quadro, a inizio stagione la coppia titolare dell'Arezzo era appurata, che era Milesi Sirri, si è andato a giocare a Siena con Solini, che non era annoverato fra i titolari, un giocatore che ti è arrivato una settimana fa, quindi insomma ce ne sono tanti di fattori positivi che sono emersi in questa partita, oltre ovviamente alla vittoria esterna. E Solini zitto zitto poi è diventato quello quasi, a un certo punto, diciamo, quello più costante anche nel rendimento. E tra l'altro ci si attendeva il debutto di Cenetti, che poi dopo è arrivato comunque il suo momento, invece Sottili ha stupito, no, con questa formazione. Sì, soprattutto con Corradi, che non lo scopriamo certo noi, magari ha più doti da esterno, ha più doti per fare la mezzala in un centrocampo a tre, ieri era praticamente ovunque, insomma, lì in mezzo al campo, quindi tutto sommato, insomma, è stata, non dico la partita perfetta, però sicuramente è stato un derby ben giocato, e una delle cose che secondo me ha dato anche gusto nella vittoria dopo 53 anni, il fatto che hai segnato in quel modo con la deviazione che ha sporcato il tiro, insomma, penso che anche quello abbia messo un po' di sale in più, insomma, perché poi sfida. Visto la sfida tra Marotta e Moscardelli, cioè, insomma, vari duelli, poi i derby sono strani perché poi si decidono con questi episodi qui, no? Sì, alla fine partite così in filo le decidono sempre degli episodi, quindi meno male che si è risolta con un episodio a nostro favore. Esatto, io penso, sì. Fabio, anche c'è stato un altro elemento secondo me importantissimo, c'è stato il dodicesimo giocatore in campo, che è stato il pubblico, i tifosi. Insomma, io non credo, non so quant'è che non partivano ad Arezzo 400, 500, 600 persone per andare a seguire una trasferta di Arezzo, e credo che se questo veramente è il sentimento popolare, possa essere un elemento decisivo nel girone di ritorno. Non ha mai più un pubblico che notoriamente è un pubblico molto affezionato, molto caldo, ma insomma andare a Siena e tra l'altro comportarsi così, perché insomma, sembra che non sia nemmeno successo niente di particolare, è stata una prova di grande attaccamento ai colori e di grande maturità. Beh, il boato al momento del gol, penso, insomma, chi era presente se lo ricorderà. L'hai toccata il tiro di Marotta? Sì, l'ho leggermente toccato. Hai contribuito? Non so quanto possa aver influito, però sì, infatti l'ho leggermente toccato. Si parla che l'arbitro non si è accorto però di questa direzione. No, Marotta se ne era accorto. Se chiedeva l'angolo, ovviamente me l'avessero chiesto lì su un momento. Dicevo di no. Io no, assolutamente. Tra l'altro questo arbitro ha arbitrato, secondo me anche bene, che ha arbitrato, sì, cioè arbitraggi che piacciono, che non sporcano più di tanto la partita, perché ha usato, mi pare, lo stesso metro, no? Non intervenendo in moltissimi, sì, contatti, sì, no, da una parte all'altra. Lineare. Poi ti ha ammonito nel secondo tempo perché ti aveva avvisato, sì, che si era avvicinato, avuto, no, a un certo, sì, punto. Sì, aveva già potuto dirmi che sarebbe venuto una volta e basta. Però l'avevo messo in preventivo, sinceramente. Che sono quei gialli che bisogna giocarsi, no? Sì, in quelle situazioni. Poi nel finale è arrivato il tuo collega Moschin, no? Nell'ultimo calcio d'angolo è arrivato da dietro e per fortuna, insomma, non è riuscito a prendere palla né lui né altri. Comunque su quella mischia è stato l'ultimo ostacolo di questo giorno. Sì, no? Sì, no, diciamo che c'è stata quella punizione lì con il loro schema, che poi la conclusione è stata data in angolo, hanno avuto ancora questa chance su calcio d'angolo e per fortuna si è concluso tutto, sì, per bene, dai. No, infatti questi angoli li battevano in modo un po' particolare, no? Perché in quell'occasione che ha tirato poi Marotta di controbalzo, lì ovviamente la Ghezzi è stato un po' sorpreso, però negli altri mi pare che a questa grande elaborazione poi non corrispondesse molta sostanza. No, semmai era interessante vedere i preparativi, no? Come nel caso del penultimo calcio d'angolo, che si erano messi a fare il trenino quasi sulla linea di fondo, sì, insomma, sì, erano, sì, cose un po' particolari, un po' carnevalesche. Poi il calcio è anche molto più semplice di quello che si può far passare, esatto, forse, non lo so, Gianni. No, ecco, io no, capisco, guarda, nel calcio di ora, che insomma a me sinceramente tutto questo se ne parlava prima con Mattia, questo calcio tutto giocato indietro con quegli scambi dato, io sinceramente mi ce li trovo un pochino poco in mente un altro tipo di calcio, però molte realizzazioni oggi vengono fuori dai calci piazzati, calci d'angolo, specialmente quelle punizioni da tre quarti,
tirati o dal mancino o dal destro in un certo modo a rientrare in area di rigore. Insomma, sono importanti perché gli allenatori ci perdono tantissimo tempo. Io quel terreno tutti in fila, sinceramente, onestamente, se fossi giocassi ancora io, quando quelli sono a fare il trenino io vado largo sperando che mi arrivi il pallone di rallo, perché una volta che ha sorpassato una fila dei 10 sto pallone di rallo prende nessuno. Comunque, sai, allenatori. E anche la Ghezza ha un particolare tanto, perché ne mette sempre due, no? Sì. Sulla bandierina, e poi è sempre... Ma già questo è diverso, ma certo, fila che ha sempre l'inganno, chissà chi tiri, chi sì, sì. Allora, ci fermiamo un attimo, poi tra poco sentiremo anche la voce di Sottili e del, possiamo dire, forse migliore in campo, Corradi. Tra poco. Eccoci, allora, sentiamo Sottili ieri al fischio finale. Beh, c'erano tutte le componenti perché potesse essere una partita vibrante, una partita, un derby sentito così come è stato. Ci sono state situazioni dove si è vissuto intensamente il prepartita, si è vissuto intensamente la parte finale, l'abbraccio dei nostri 700 tifosi alla squadra è stato veramente bello, ma non è stato il classico abbraccio di fine partita, c'era un trasporto emotivo diverso rispetto alle altre gare, era diverso quello dei ragazzi in campo, ma era diverso anche quello dei nostri tifosi, questo è chiaro che si sia avvertito, l'hanno avvertito tutti, e ci deve dare lo stimolo, ci deve dare la consapevolezza che quando mettiamo in campo tutto, mettiamo in campo cattiveria agonistica, mettiamo corsa, capacità di soffrire al di là delle giocate, questo viene apprezzato dai nostri tifosi, ma soprattutto poi ti porta anche quasi sempre a fare risultati importanti. Quindi vediamo di fare in modo che questo sia un punto di partenza, nella consapevolezza che c'è ancora tanto da migliorare, perché il campionato è difficile, ci sono tante squadre che questo mercato di gennaio si sono rinforzate, si sono attrezzate, e sarà una lunga corsa da qui a maggio, e poi vedremo quel che sarà. Però intanto è un Arezzo che in trasferta comincia a fare punti pesanti, 3 vittorie nelle ultime 4 trasferte, la riprova dopo l'ottima vittoria di Como, insomma è un Arezzo che sta invertendo marcia anche in trasferta, avverte anche per il modo in cui arrivano queste vittorie che la squadra sta prendendo davvero consapevolezza nei propri mezzi. Ma lo deve fare, lo deve avere, la deve cercare con tutte le proprie forze, la deve cercare attraverso il lavoro settimanale, è quello sul quale battiamo costantemente con tutto lo staff tecnico per quello che è il proprio campo, si parte dal prof che attraverso il lavoro, attraverso la capacità di allenarsi sempre anche sulla fatica, perché ti porta poi ad avere la benzina nelle gambe negli ultimi 10 minuti dove spesso si risolvono le partite. Io penso a Corradi che ha sradicato palla al limite della nostra area di rigore, è riuscito a portarla fino quasi sulla bandierina, poi mi ha fatto arrabbiare perché io avrei voluto che l'avesse tenuta, aveva visto Polidori solo in mezzo all'area e voleva passare la palla, e gli abbiamo concesso l'ultima azione con una palla inattiva ai nostri avversari. Però siamo lì a battere da questo punto di vista, su questo tasto, perché la squadra deve crescere in compattezza, deve crescere in equilibrio mentale, deve continuare a crescere dal punto di vista della solidità. Solo sapendo soffrire e lavorando collettivamente si riesce a ottenere tutto questo, ma i segnali che sono arrivati nell'ultimo periodo, non parlo solamente dopo la sosta, ma parlo anche nel mese di dicembre, sono sicuramente incoraggianti e ci devono lasciare ben sperare per il futuro. Incoraggianti, dice Sottili. E Daniele, io ho notato che molti allenatori nelle dichiarazioni che rilasciano prima delle partite, l'ha fatto anche Scazzola, ha detto che l'organico dell'Arezzo, a parte l'Alessandria, è quello diciamo superiore, ma un po' tutti gli allenatori che giocano contro l'Arezzo prima della partita, non so se è per mettere le mani avanti oppure è una loro valutazione, come dire, fatta con cognizione di causa, fanno grandi elogi del valore dell'Arezzo. A volte siamo un po', dico, vabbè, se perdiamo, insomma, io l'ho detto che erano forti, no? Questo vi mette pressione, nel senso, quando
gli altri dicono, insomma, Larezzo comunque è una squadra forte o tra gli organici più forti del girone. No, pressione no, anzi deve darci convinzione che se lo dicono anche gli altri allenatori vuol dire che comunque vedono che siamo una squadra che ha valori importanti, che può vincere contro chiunque. Poi le partite sono fatte di episodi come quello che è successo ieri sul nostro gol, però bisogna fare prendere atto di queste dichiarazioni e farne forza, perché comunque a vincere a Siena, dopo che loro arrivano da due vittorie consecutive, il derby sicuramente ci può dare grande entusiasmo. Uno Scazzola che in conferenza, insomma, dopo è stato un po' appacato, nel senso dava quasi la sensazione di aver, non dico di averla messa in conto, ovviamente avrebbe voluto sicuramente vincere, no? Però, come dire, mi è sembrato quasi rassegnato, perché poi dopo questi primi 25 minuti la differenza è stata abbastanza netta, cioè nel senso che si vedevano i limiti poi della cosa attuale del Siena, no? Sì, ma credo che abbia toccato prima Matteo un tasto importante. Quando vieni da una sosta e vedi la verità della condizione della squadra, vuol dire che Sottili ha portato questa squadra a Siena bene, anche dal punto di vista non solo tattico messo in campo, ma anche atletico, perché il Siena sì ha giocato la prima mezz'ora, i primi 40 minuti, diciamo anche tutto il primo tempo, ma nel secondo tempo è venuta fuori la qualità dell'Arezzo e anche la condizione fisica dell'Arezzo, perché quando il trasferta riesce a gestire una partita di questo livello, di questa intensità, come l'ha gestita l'Arezzo, è come passare un esame di maturità. Ecco perché io dico, ieri secondo me non è stata una partita qualsiasi, non è una vittoria qualsiasi, è la vittoria sulla quale puoi cominciare a costruire un futuro importante, non mi fa dire quale, perché per amor di Dio, però credo che insomma... Non facciamo dire a Matteo, nel senso che a livello di classifica, intanto più 9 sul quarto posto, sul quinto posto, scusa, che al momento è rappresentato dal Renate, e soprattutto si è stretto il gap con la Cremonese, con lo scontro diretto da giocare in casa, dopo, ovviamente prima c'è da giocare con Alessandria, poi c'è, se non sbaglio, il Tutto Cuoio, e poi c'è la Cremonese. Comunque 4 punti dalla Cremonese, cioè di mezzo anche il Livorno ovviamente, però il discorso qui cambia, ti chiedo se può cambiare anche a livello di, perché un conto è arrivare quarti, un conto è arrivare secondi, se in chiave anche possibile mosse di mercato questo successo di ieri potrebbe dare un altro indirizzo al mercato. Ma io credo di no, alla fine il mercato penso che sia stato fatto fondamentalmente. L'unica cosa, credo che a questo punto la priorità debba essere un terzino destro, perché penso che Luciani abbia fatto chilometri, insomma a fine stagione dovrà andare a fare tagliando, perché le ha fatte tutte fondamentalmente fino a oggi, quindi, e le ha fatte anche bene tra l'altro, però al di là di questo io credo che sia interessante a questo punto di vista quello che ha detto Ferrari alla presentazione. Pensiamo al Livorno e poi in caso vediamo dove siamo. Un ragionamento del genere secondo me potrebbe essere nell'ottica vediamo quello che succede dopo che ho giocato con l'Alessandria, vediamo quello che succede dopo che ho giocato con la Cremonese e con il Livorno. Dopo Livorno vediamo se l'Arezzo ha la possibilità di andare al secondo posto, bene. Se l'Arezzo riesce a consolidare il terzo posto, ben venga, considerato il gap dalla quarta e considerato anche quanto saranno lunghi questi playoff, non dico di tirare remi in barca, però ti dico che a quel punto se c'è un gap talmente grande dal quinto posto, dopo Livorno, a quel punto puoi già iniziare a fare un programma, tra virgolette, di preparazione in funzione dei playoff, credo. Sì, è diventato questo... saggio. Oltre che forte è diventato anche a unghie, sembri... Effettivamente è una tabella di marcia, adesso vediamo momento per momento, no? E il portiere non lo cerco, scusate. Il portiere non c'è bisogno. Speriamo. Anche perché insomma, ha dato dimostrazione di ampie garanzie, tra l'altro leggevo che già a livello no, di torneo di Viareggio avevi pagato dei rigori alla Juventus, sì, ci racconti un po' nei quarti di finale? Sì, insomma, sono 3-4 anni fa, quando ero a Verona, eravamo arrivati agli ottavi di finale contro la Juventus, e la partita è finita 0-0, siamo andati ai rigori. E lì su 4 ne parai 2, noi li segniamo tutti e 4. Abbiamo visto anche quel Tutto Cuoio che te la cavi sui rigori, anche se non è bastato. È finito. È finito. Diversamente, però.
Però insomma avevi già dimostrato lì delle doti, infatti si parlava di te, e poi hai avuto sei andato a Taranto poi in seguito? Sì, dopo Verona sono andato 6 mesi in prestito a Lucca e poi a gennaio sono andato a Taranto dove ho fatto 2 partite, proprio dopo la seconda partita ho avuto un problema fisico, c'è stato in mezzo il cambio di allenatore e quindi poi non ho più avuto possibilità di giocare e l'anno scorso sono rientrato poi alla Virtus Entella. Sei ancora dalle Dentella? Sei in prestito? Sì, sono in prestito qua da Dentella. E quindi speri ora che inizi un altro campionato, insomma, non per ovviamente, questo facciamo gli auguri a Massimiliano ovviamente di tornare eccetera, però insomma, ovviamente lui ha dimostrato che comunque se c'è bisogno è una garanzia. Ma infatti è anche questa la cosa interessante che in chiave di mercato, no? Visto che si parlava, no, del portiere, non è un segreto insomma che Massimiliano ha avuto questo problema, cioè è proprio questo quello che mi viene da pensare, no? Non ha senso a mio avviso, visto che la lista degli over è completa, andare a cercare, secondo me, un under per fare il portiere, tanto ce l'hai già l'under, hai Daniele, hai un portiere che lo puoi valorizzare da qui a giugno, tanto vale andare avanti in questo modo. Certo. Sì, direi che... No, mi sembra che poi l'allenatore, che è una persona, non è che... una persona molto, molto posata, un altro, ha fatto i complimenti, ha detto che è l'ennesima prestazione buona che fa lui, e poi l'abbraccio di Benassi alla fine, almeno da quello che ho letto, è una specie di gesto liberatorio, tranquillizzante, come dire, ho fiducia in te, andiamo avanti insieme, perché credo che l'esperienza di un portiere come Benassi, averlo dietro, sì, sia importantissimo, insomma. Sicuramente Massimiliano è una grandissima persona, mi sono trovato fin da subito benissimo con lui. Tra l'altro l'abbraccio di ieri a fine partita mi ha dato davvero tanta felicità, perché comunque non è una cosa scontata, non so quanti l'avrebbero fatto, e quindi mi ha reso veramente felice. L'abbiamo visto anche nel pre-gara, che sì, è stato vicino. No? Sì, poi prima di rientrare è venuto a farmi in bocca al lupo, a dirmi di stare tranquillo, in settimana comunque mi ha dato qualche consiglio, cioè anche sugli avversari, su quello che potevano fare, quindi assolutamente con Massimiliano, anche con Lorenzo Garbinesi c'è un bellissimo rapporto. Sentiamo Corradi, che anche ieri, insomma, a proposito di Tagliandi, anche lui fare qualcuno, mi sa, sentiamo un attimo. Era attesissimo anche da noi, perché comunque sapevamo l'importanza che aveva questa gara per la piazza, per noi, perché comunque vista la fatica di risultati che abbiamo avuto all'andata in trasferta era doppiamente importante. Stiamo dando continuità ai nostri risultati e speriamo che ci dia veramente una spinta per fare il salto di qualità che forse qualche volta ci è mancato. E sicuramente Como ci ha aiutato, perché è stata una gara difficile anche quella, noi l'abbiamo portata a casa. Un'altra prova è stata oggi. Probabilmente all'andata abbiamo fatto buone prestazioni, ma ci è mancato quel pizzico di fortuna o comunque di atteggiamento che in casa riusciamo sempre ad avere, e i risultati sono venuti un po' meno. Ora ce la stiamo facendo e sicuramente faremo di tutto per mantenere questo trend. Sapevamo appunto che per loro era importante, perché era importante anche per noi, tantissimi anni che non veniva, è un derby molto sentito e ci ha fatto enormemente piacere che ci hanno seguito in così tanti. Per noi sono veramente il 12° uomo in campo. Ma forse ho fatto miei i meccanismi che a inizio stagione il mister mi aveva cercato di insegnare, non sempre sono riuscito a metterli in pratica, ho preso un po' di fiducia e in questo momento qualsiasi ruolo mi metta riesco a fare cose che magari inizio stagione non mi venivano naturali. Appunto, ho preso un po' di fiducia, un po' di sicurezza nei miei mezzi e oggi sono contento della mia prestazione, ma come di quella collettiva. Allora, giocatore sicuramente che è diventato fondamentale. Ieri abbiamo visto questo modulo in cui, al di là che i moduli poi vanno interpretati e tutto quanto, però sembra essere quello forse più vicino anche per un Arezzo, insomma, che non viene penalizzato, diciamo, nella fase offensiva e che dà una certa copertura.
Sì, secondo me sì, anche perché ti permette di sfruttare tutto il potenziale offensivo, e quando dico tutto intendo proprio tutto, perché tolto Polidori e Moscardelli non ci sono altri centravanti, e meno male che hai questi due attaccanti che comunque fanno gol. Infatti magari dal mercato mi aspetterei, non lo so, da qui alla chiusura magari anche un under come terza punta. Poi dopo a quel punto ci sarebbe il problema inverso dell'abbondanza di giocatori, perché ne abbiamo 25 al momento, quindi ce ne sarebbe diversi, però sicuramente sarebbe, è uno dei moduli che più interessanti, perché poi dopo lì nel mezzo hai due giocatori insomma come Fogli e Cenetti, hai De Feudis, hai un Corradi che secondo me è una, è, con l'arrivo di Cenetti è un altro acquisto, perché comunque se lo metti sull'esterno può giocare esterno, ha giocato anche tre quarti in maniera un po' anomala in qualche partita, quindi può fare anche quello. Poi c'è sempre Grossi ed Erpen in panchina, quindi hai più soluzioni, però secondo me sfruttare tutto il potenziale Polidori e Moscardelli è anche quello che ti ha fatto vedere, non dico il più bel Arezzo a livello di calcio, ma sicuramente un Arezzo che quando ha fatto 4-4-2, oltre ad aver giocato bene, ti ha portato a casa anche i punti, se andiamo a vedere. Eh sì, e poi 1-1 è stato poi mandato in panchina man mano che i minuti passavano, no? Perché prima è uscito Moscardelli, poi è uscito anche Polidori. Questo ha dato, è vero, un po' più, chiaramente i giocatori del Siena erano più liberi di avanzare, perché senza ovviamente giocatori lì, però l'Arezzo ha avuto anche dei contropiedi abbastanza clamorosi che potevano portare al 2-0. Se poi sentito come ha sottolineato anche l'allenatore il fatto di Corradi che si è spinto, cioè quella vera, ha fatto quell'azione bellissima, avere ancora la forza Corradi fisica. C'ha questo vizio che si lancia da solo, ti ricordi sì, anche un'altra partita che si è fatto l'assist da solo per andare al cross, il suo amico invisibile che sì, rispetto al discorso degli under e delle punte, non è un problema, non è facile trovare punte forti under. È un ruolo dove anche a livello, io seguo il campionato di Serie D, sono sempre i soliti vecchioni che fanno gol, ecco, e la ricerca, magari lo spostamento, sono quelli che vengono ricercati. Di punte nuove, forti o d'altro, non se ne trovano tanti. Questo è forse un aspetto, non lo so, dipenderà da infornate, soprattutto da a gennaio, a parte le squadre che sono costrette, è chiaro che ben stretto, ma non è semplice come ruolo, non è facile da individuare. A parte società che sono in difficoltà, come la Lucca, è successo alla Lucchese, che ha dovuto insomma fare i saldi, sì. Però per il resto insomma effettivamente gli attaccanti che sono da a gennaio non sono granché, non ne sappiamo qualcosa, no? Ma volevo anche per tornare alla storia recente appunto e rimanere in tema di derby, ma volevo chiedere a Daniele, c'è l'Alessandria che ha dei numeri spaventosi, però ha avuto anche qualche piccola caduta, ovviamente l'ha avuta. L'Arezzo in casa non ha mai perso, quindi che cosa ne venga fuori? Speriamo che venga fuori, si spera solamente sempre una vittoria. Alessandria si può definire corazzata, perché comunque ha un organico di grandissimo livello, ha davanti un giocatore come Gonzales che l'anno scorso era in Serie B, 2 anni fa era in Serie A e quest'anno, se non sbaglio, ha già fatto quasi 15-16 gol, quindi ruota molto intorno alla figura di Gonzales. Però ovviamente anche noi abbiamo grossi valori, abbiamo adesso il fatto di giocare in casa, dobbiamo sfruttarlo al meglio e cercare di portare a casa questa vittoria che darebbe ulteriore morale a questa squadra. Anche perché l'Arezzo fa tutti questi scontri con le prime tre al momento, tutti in casa, no? Sì, sì, adesso abbiamo fatto l'andata sempre fuori casa, purtroppo tolto Livorno dove siamo riusciti a strappare un punto, il resto con Alessandria e Cremonese abbiamo perso, anche se non meritavano di perdere. Più che a Cremona, dove abbiamo buttato via una partita, secondo me ad Alessandria, dove hanno giocato molto bene, loro non è che avessero fatto tutta questa gran partita, però poi alla fine non sono riusciti a portarla a casa. Perché hanno avuto quelle occasioni, una dietro l'altra, nel primo tempo specialmente. Sì, sì. Quindi cioè, immagino, mi auguro che ci sia, perché quelli che erano ieri a Siena, diciamo, erano quelli che magari ci sono. Ognuno ci avrà un parente, vero? 600, ce ne sono 1.200, quindi sono già garantiti. Bisogna che domenica, insomma, si presenti allo stadio comunale un po' più, no, adatto all'occasione. Le 4:30, dai, quindi tutto sommato si spera, insomma, che ci sia la risposta. Insomma, al momento è ideale, non era mai accaduto e credo che non accadesse ormai da diverse stagioni che l'Arezzo riuscisse a fare 3 vittorie di fila. Quindi anche questo è stato sfatato il tabù ieri, oltre ovviamente alle vittorie esterne, quindi
sono tutti presupposti perché comunque ci sia una buona risposta. Facciamo i complimenti anche agli allievi dell'Arezzo, allenati da Alessandro Violetti, quarta vittoria consecutiva, derby anche per loro in casa del Siena, vittoria 3-1, non è andata bene, i giovanissimi sempre a Siena hanno perso 1-0, comunque anche gli allievi hanno fatto il derby, quindi sommando tutti i derby credo ne abbiamo vinti 5 su 6, tra andate e ritorno, tra giovanili, la Berretti non ricordo, ma per quanto riguarda gli allievi e i giovanissimi, all'andata avevano vinto tutte e due, l'Arezzo aveva vinto, quindi insomma 5 vittorie su 6 ci sono state, quindi questo insomma per fare un po' il sunto. Io ringrazio molto Daniele Borra, ovviamente in bocca al lupo, grazie per il proseguimento. Grazie a Gianni Cantaloni, grazie a, te, Fabio, grazie a Matteo Mazzotti, grazie a voi perché ci segue alle 21, Matteo rimane con la sua trasmissione Zona Dilettanti, buonasera.